L'amministrazione comunale di Fano ci prova e lancia la sua strategia per contrastare l'effetto negativo degli esercizi commerciali chiusi. Lo farà con il progetto Fano Ovunque, che mira a valorizzare il centro storico con l'affissione di poster e maxi cartoline della città sulle vetrine dei negozi sfitti. Contenitori vuoti, circa 50, di cui ben 40 verranno riempiti da pannelli fotografici realizzati da 18 fotografi amatoriali, i quali attraverso le loro immagini raccontano la storia della città fanese, i suoi luoghi più rilevanti e le sue manifestazioni più identitarie. L'iniziativa è stata curata con il supporto dell'Associazione Il Paese dei Balocchi dall'assessore al commercio Lucarelli, che già diversi mesi fa aveva iniziato il censimento dei locali rimasti inattivi per poi prendere contatto con i proprietari degli immobili, fino a concretizzare l'idea delle installazioni nelle vetrine, già iniziate nella mattinata di oggi. I 18 fotografi amatoriali hanno inviato più di 1200 scatti, di questi sono stati selezionati i migliori 41, poi trasferiti su pannelli rigidi in plastica, dunque resistenti anche alla pioggia. Oltre a questo progetto, il centro storico della città dei bambini sarà colorato e abbellito, non a caso, anche da numerosissime girandole. Abbiamo pensato anche ad un allestimento, innanzitutto che richiami il trentennale della città dei bambini e delle bambine, progetto portato avanti insieme all'Associazione Il Paese dei Balocchi, che quest'anno con questa Smart Edition vuole contaminare la città. E quindi tutta la nostra città, in realtà nei lampioni delle luci, verranno installate queste stupende girandole che insomma sono delle girande tipiche del vivere dei bambini, quindi è un oggetto tipico e verrà installato appunto nei lampioni delle luci. Inoltre un altro progetto che ha preso vita già da qualche mese è questa mostra a cielo aperto che va a toccare tutte le vetrine sfitte per lanciare anche questo messaggio che la città vuol crescere dal punto di vista commerciale, quindi un bellissimo allestimento che vuole incentivare anche la visita alla città di Fano e quindi la permanenza nella città di Fano, che partirà questo agosto e che terminerà subito dopo Natale. Anche l'assessore al decoro Barbara Brunori pone l'accento sugli effetti positivi di questa operazione di riqualificazione e rianimazione della città. Abbiamo un'idea ben precisa di quello che è l'arte del bello, un'arte diffusa e molto partecipata. Anche in questo caso continua tutta un'operazione che tiene unito un tessuto di città e lo coinvolge. Ci sono dei fotografi, ci sono dei commercianti, c'è tutta una rete associativa coinvolta e che vuole valorizzare anche attraverso i colori dei bambini un nuovo modo di stare. Questa non è solo arte cittadina, ma è arte dello stare insieme.